Il rapporto di Simbola dice con chiarezza che Milano è una delle aree dove c'è una maggiore presenza di realtà imprenditoriali attente all'ambiente che lavorano per l'ambiente. Certo, le istituzioni devono creare le condizioni perché i cittadini cambino il comportamento e queste eccellenze non rimangono delle eccellenze di start-up, delle eccellenze innovative, ne devono diventare strutturali. Per questo ci vuole decisione nelle istituzioni per avere una mobilità sostenibile, per avere norme che aiutano a cambiare il mercato. Ecco, oggi facciamo ancora fatica ad avere gli investimenti da parte del governo, ad avere quegli spazi anche di regole. Noi stiamo definendo con RB delle regole chiare per cambiare i vecchi veicoli, andare sull'elettrico, andare sull'innovazione. Abbiamo altre realtà che stanno a difendere micro situazioni di deroga. Ecco, dobbiamo cambiare con decisione, fare in modo che il cittadino sappia che se fa comportamenti virtuosi è aiutato, altrimenti non ha più spazio e anche le imprese che scelgono di essere green hanno spazio, quegli imprenditori che scelgono invece la nicchia della deroga non hanno più spazio. Questo deve essere chiarissimo su tutte le nostre azioni e dobbiamo avere il coraggio di farlo.